A Catanzaro, nell'ambito di un interessante incontro, è stato consegnato il certificato di qualità ISO 9001 ai dipendenti dell'azienda unica ospedaliera universitaria Renato Dulbecco per il PDTA, percorso diagnostico terapeutico assistenziale del tumore polmonare. Si tratta di un importante traguardo che suggella il percorso organizzativo complesso, la cui applicazione è destinata a incidere positivamente sulla speranza e sulla qualità di vita dei pazienti calabresi con patologia oncologica polmonare. L'evento ha la finalità di divulgare il PDTA creato dallo sforzo di molti stakeholder con gli obiettivi appropriatezza delle cure, tempestività nella presa in carico, continuità territorio, ospedale, multidisciplinarietà estesa su più presidi ospedalieri. Coordinatore del progetto, il dottor Vito Barbieri. Ovviamente risponde ai dettami di un PDTA regionale e rappresenta l'applicativo nella nostra azienda dicendo chi fa cosa in questo posto. L'effetto di questo PDTA curato nei minimi particolari in modo da garantire un livello di qualità adeguato ha portato anche a ottenere, dopo opportune verifiche da una società specificamente dedicata in questo campo, la certificazione di qualità ISO 9001 che oggi ci viene consegnata in questo evento. L'augurio e l'auspicio è che questo sia solo uno dei primi percorsi che nel nostro territorio possano venire avviati e che possano restituire al cittadino quella fiducia in passato disattesa e andare un pochino ad arginare i cosiddetti viaggi della speranza. Contribuirà ad affrontare un problema ancora attuale per la Calabria, la migrazione sanitaria. Ma è ovvio, questo è stato il principio che ci ha portati anche a metterci la faccia in sanità. Non è possibile che ancora 60.000 persone si rechino fuori regione a farsi curare, 1 milione di pernottamenti, 400 milioni di euro di prodotto interno lordo speso fuori regione, insomma, sono dati impressionanti, quindi è ovvio che bisogna intervenire con forza. Speriamo questa Dulbecco possa dare i risultati sperati e riportare Catanzaro al centro della sanità calabrese.